voltiamo pagina. Conferenza molto calda ieri a Novi Ligure, convocata dal comitato NOTAV, No Terzo Valico, per puntare il dito su un'omissione che, secondo i militanti che si oppongono alla realizzazione di questa grande opera, va chiarita. Sentiamo Enrico Maria. Presentare un esposto alla Procura di Alessandria per fare chiarezza sull'argomento. È stato questo il tema di un incontro con la stampa svoltosi presso la sede del comitato NOTAV, Terzo Valico di Novi Ligure di via Giacometti 21, alla presenza dell'ingegner Francesco De Milato e dell'avvocato del movimento Alessandro Gorla. La conferenza, indetta dal comitato di Arquata, ritenuta importante ed urgente, è servita per illustrare un fatto in particolare, e cioè, secondo il comitato, per quanto concerne il progetto esecutivo del primo lotto del Terzo Valico dei Giovi, la mancanza di riferimento nella documentazione di COCIV della presenza di uno stabilimento industriale considerato a rischio di incidente rilevante, la SIGEMI, nelle adiacenze del campo base di Arquata Scrivia. Con l'esposto si vuole chiedere se questa omissione vi sia stata e quali possono essere le eventuali conseguenze giuridiche. Durante l'incontro è stato dichiarato inoltre che i cittadini aderenti all'esposto, che sarà consegnato nei prossimi giorni, sono al momento 25. Le domande che si pone il comitato arquatese sono diverse e saranno illustrate alla comunità della città insieme alla presentazione del progetto esecutivo dell'intervento venerdì 24 maggio presso la SOMS, sempre di Arquata. Sull'opera, la posizione del movimento NOTAV è netta. Come si è potuto leggere in un passaggio pubblicato sul retro del volantino della marcia del 20 aprile da Novi a Pozzolo Formigaro, veniva testualmente dichiarato: esigiamo la rinuncia definitiva al progetto TAV Terzo Valico e diffidiamo, proseguiva il manifesto, da richieste di moratoria arrivate fuori tempo massimo. Vi sfido a trovare.